L'ispirazione è nell'aria e vaga tra strade e vicoli. L'importante è sapere dove cercare. E su questo certi artisti hanno fiuto. Chi aspetta gli venga l'ispirazione giusta e chi invece l'ispirazione se la va a cercare. Stiamo parlando degli artisti da strada. Basta un pennello, una tavolozza ed una tela. Al resto poi ci pensa la natura tutta intorno. Ciao a tutti, io sono Roberto. Ciao Muco Pallino innanzitutto. Allora, io sono un pittore, ho sempre dipinto. Praticamente scuole non le ho fatte, ma l'amore che ho avuto per la pittura è stato troppo grande, quindi mi sono ritrovato a essere uno dei più grandi pittori di tutti i tempi. Scusate, sto peccando un po' d'ambizione, però me la cavo abbastanza bene. Vi dirò che sono molto soddisfatto perché ho molti acquirenti, perché io non voglio imporre la mia arte, io faccio semplicemente cose che esistono, tipo il porto di Riccione, le campagne, e spero che fra di voi ci sia un aspirante artista di impegnarsi, perché è molto bello, credetemi. Naturalmente anche un artista da strada deve saper cogliere l'attimo. Insomma, devi aspettare il tocco della musa prima di mettersi all'opera. La quiete prima della tempesta di creatività. Io per esempio, che ho una tecnica ormai acquisita, diciamo, me la cavo molto bene, insomma, dai, non mi ci vuole molto, perché è una pittura molto di getto, una pittura veloce, perché è per quello che viene così, frizzante. C'è profondità e luce, perché il quadro senza profondità e luce non si deve neanche fare. Una vita sicuramente emozionante e sempre varia quella dell'artista da strada. E per chi volesse diventarlo, consigli da dispensare? Basta un piccolo lume, una piccola luce dentro nell'anima, diciamo, e deve cercare di lavorare molto, di stare sempre in mezzo ai colori, cambiare tipi di colori, carte, penne, però fare sempre cose e copiare molto i grandi artisti. Gli auguro però che poi non si butti nell'informale, come fanno molti, che quando vedono un po' di difficoltà cosa fanno? Facciamo un informale o un astratto. Ciao Muco Pallino.